Ma vai a fanculo, Messias! Ciao ragazzi, siamo qui per vedere la partita insieme a un gruppo di un certo livello. Tanta tensione, tanta tensione. Coreografia bellissima. Come la vedi? Poi è molto difficile. Molto difficile. Bisognerebbe non prendere gol. Si firma quindi per 0-0. 0-0. Tutti questi giocatori con una mentalità. Cioè Lautaro, vabbè, ha vinto il mondiale, ma non è che sono giocatori abituati a giocare se pareggia uguale. Che cazzo di lancio è questo qua, Zuccaro? Su. Non è fallo. Su. Un fallo cazzo. Iniziamo a fischiare queste robe, zio caro. Questi calci piazzati saranno un tema per tutta la partita. No. No, vabbè. 7 minuti. Gesù Cristo. Ma vaffanculo, cazzo. Vaffanculo, il primo corner, cazzo, il primo corner. Ma questo gli hanno proprio fatto fare, però. Ma poi che cazzo ci fa Calabria a marcare Dzeko, che è il doppio? No, è davanti, lo devi anticipare lì, però, porca puttana, dai. Dopo 7 minuti non ci si può cagare sempre addosso contro questi qui. Manco fossero sti fenomeni, zio caro, tutte le volte così. 7 minuti, come in Supercoppa, tutte le volte così. È sempre così. E comunque una quantità di gol subiti sui calci piazzati che è imbarazzante. Primo calcio d'angolo. Davvero, noi calci d'angolo, zio porco, sono una roba. E però li subiamo troppo. Occhio. Vedi, adesso la partita si mette in discesa perché ci siamo cagati addosso. Guarda, da solo, no, non ci credo. Che disastro, ragazzi. Che disastro. Sì, questa volta parla bene. Sì, questa volta parla bene. Ragazzi, non la sappiamo affrontare questa squadra qua. Sì, ma ci caghiamo addosso, dai. Ma cazzo, ma come fa a esserci corridoio centrale così, zio cane? Non siamo capaci di affrontare questa squadra, appunto. Però anche Di Marco, perché la tentazione di poter mettere il pallone. Sembra di essere a gennaio. Preferito andare tra la sua terra. Cioè, ma perché Tonali? Ma poi Tonali anche se. Guarda Tonali come passeggio. È scivolato te o poi. Guarda Tonali con cazzo passeggio, pure lui. Sì, però anche Chier è fermo, Impossibile per me. Cioè, ma com'è possibile avere un corridoio così facile centrale? Mamma mia, ragazzi. Tutto mi aspettavo fuorché di partire in una maniera così, così schifosa. Mamma mia. Gol. Mamma ragazzi. Mamma mia. Non capiscono un cazzo. Ma sto rimpiangendo di non essere uscito col Napoli. Non davvero. Ci capiscono un cazzo. No, io sto rimpiangendo di non essere uscito. Mamma mia. Noi, quando è che facciamo un tiro? Io non riesco a capire perché li soffriamo così tanto. Cioè, se è riusciti a fare una partita di. Sì, è solo testa, perché col Napoli, che potenzialmente ha dei giocatori anche più forti, non li abbiamo sofferti così. Col Napoli abbiamo giocato proprio con la testa. Con la testa, invece stasera l'abbiamo persa, abbiamo preso quel gol subito. Sì, vabbè, vaffanculo, dai, Emegnane, Leao, Benasser, dai, tutti. Ragazzi, ma con questo 11, chi è che si può svegliare? Diaz che fa qualcosa? Cosa succede? Ma solo magari un calcio piazzato che poi noi non siamo bravi come loro a sfruttare. Poi, se, cioè, questo è sempre il solito discorso. Fuori Leao, noi adesso in panchina chi abbiamo? Sì, no, quello è stato. Chi doveva esserci? Ripetiamolo per l'ennesima volta. De Ketelaere. De Ketelaere o Righi come carte eventuali. Sì, vabbè. Il mercato è stato fallimentare. Arrivi qua che sei sempre. No, perché altro è che davvero hai una soluzione. Se non ti funziona quello o è fuori, basta, non hai alternative. Dai, cazzo. No, doveva dargliela. Oh, ragazzi. Questo però è fallo. Tira. Cazzo, ma è fallo quello lì. Gli ha detto di tirarsi su, Ma cazzo, ma sembrava abbastanza netto, questo l'aveva saltato. Questo non ha capito un cazzo. Che Tonali non protesta, però. Ha bisogno, insomma, che i suoi leader. Dzeko, Di Marco sembrano Vinicius, Benzema ieri sera. Guarda Calabria, per Dio! Ma...
quando si diceva che Milan e Leao dipende, io dicevo Leao per l'Italia nel deserto, lui diceva che no, però Leao, grazie. È il Milan, non c'è un cazzo da fare. Sì, che poi nel senso Leao, ok, ma io non so neanche se con Leao in campo cambiava qualcosa, perché poi il problema qua è stato dietro. No, cioè, beh, lì, una volta che subisci gol, sì, sì, no, puoi ripartire. Oh, però, diciamo, qualche chance di fargli gol? Cazzo, ma non ne fischia uno. Cioè ragazzi, mi spiace, ma uno alto un metro pomodoro non può giocare in Serie A. Cioè, o sei Maradona. Minchia, fossi un allenatore del Milan, oggi io darei le dimissioni per manifesta incapacità. Vieni avanti. Ma andare in fuorigioco, Messias. Ma quello non so cosa fare. È sembrato come se avesse che faccio. Dai! Questa è la prima giocata che abbiamo fatto. Io sono sicuro che se li facciamo un gol, questi si incarano. Cazzo, se la lasciava Calabria sta palla, c'era Diaz da solo dietro. Rigore. Non ci credo. Ma vaffanculo, dai, cioè veramente ci volete male a farci vedere sta roba qua. È una, ci stava a perdere, io pensavo perdiamo 1-0 così, bevuto, no, così non ci sta, cazzo. Bevuto completamente. Una palla che... Ragazzi, questa è la Supercoppa 2.0, Ma lo prende? Sì, due volte. No, ma lo prendi molto sui piedi. Prima di fare lo sgambetto. Poi da anche da rivedere. Infatti, cioè, il contatto con i piedi non c'è. Eh no, ma infatti, ragazzi, io sui piedi l'avete visto solo voi. Il contatto, no, cioè, allora se questo è rigore, allora era rigore anche prima su Giroud. Cioè, il solito ragionamento. Perché, ma non so se hai fatto qualcosa prima, o non lo so. Senza dubbi, c'è Paolo. Qui non gli ha fatto niente. Cioè, ragazzi, mi sembra un po' leggerino. Prima e dopo. Lui ha sentito il braccio e è caduto. Guarda, Tomori, forse il piede. Tomori non lo tocca. Ah no, Tomori no. Non ha fatto niente. Non lo può dare. Di tutto per evitare. Niente, via. Ma non c'è un cazzo, ragazzi. Cioè, c'era più rigore prima su Giroud che questo. Che cazzo. Era come un cencio. Simulazione. No, andava ammonito però col pirla lì. Però quelle sono quelle situazioni in cui secondo me non c'è niente. Non è una simulazione, ma neanche un fallo, capito? Sarà simulato, è caduto. Perché lui si è sentito toccare e si è buttato per te. Quello sì. Cristo. Si può essere da soli contro tre. Lui ha sentito la mano sul fianco e si è lasciato andare. Quella puttana bastarda. C'è da dire che poi nasce tutto da Kier che sbaglia l'anticipo. Sì, l'ha lasciato rimbalzare. Kier stasera. Stasera Kier irriconoscibile. Io con l'Inter non rinuncerei. L'ho detto anche nel video prima della partita. Io ciao per le palle alte. L'avrei messo. Abbiamo uno che di testa le prende tutte e non lo mettiamo con l'Inter. Allora cosa aspetti a portarlo via con la palla? Mamma, guarda. Siamo in bambola. Cioè, ragazzi, ogni azione che fanno è un pericolo. Ma sono sempre le solite azioni. Prendono palla, tagliano dentro campo e vanno sull'altro esterno. E non riusciamo a capirlo. Continuano, rifanno sempre la stessa cosa. Non riusciamo a capirla. Oh, Gesù Cristo, hai visto? Cosa ha fatto? Oh, Calabria, oh. Ragazzi, Cristo. Io se Pioli non toglie Calabria, cioè, penso che adesso devi farlo qualcosa. Vai tu! L'unico adesso... Cazzo, fallo. No, dai, non puoi tutto sto fallo. No, ragazzi, vabbè. Non li fischia, non li ha fischiato uno. Sì, perché era da dietro. Ti spingo da dietro e fallo. Mica, ma Tomori, ma una dritta, Cristo! Cazzo, la respinge e gli va sempre storta sta cazzo di palla. Cristo Dio. Stasera non abbiamo nervo. Dai, cazzo! Cazzo, c'ha sempre sto equilibrio precario. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? Non sta in piedi, purtroppo. Non la fa, ma che cazzo fai, Messias? Vai a fare il culo. Coglione, sì, perché a bastoni gli puoi far con uno così lì. Con uno così che gioca in semifinale di Champions ci meritiamo quello che succede, cioè obiettivamente, dai. Tonali porca Cristo, un po' di cattiveria, vai dentro con sta palla. No, sono sempre, molta più cattiveria di noi. Loro sono sempre al posto giusto. Questa qua ha fatto una è stato bravo. Oddio,
Mamma mia, si gioca. Almeno una giocata, un tiro. È l'unico che ci sta provando. È il primo tiro. Lui ne, tiro, in tutti i suoi limiti, lui comunque ci mette l'anima. Ma vai a fanculo! Ma vai a fanculo, Messias! Vai a fanculo! Mediocre del cazzo! Sei un mediocre del cazzo! Cazzo, questa è un'occasione! Ma che cazzo, ma se non segni qui, in questa partita! Ma quando cazzo segni? Ma vaffanculo, va. Ma è un medio, ma deve giocare al Crotone! Anche in quelle squadre lì deve giocare! Non è un giocatore che deve giocare in Champions! Poi fa un golletto di merda e tutti, hai visto Messias? Ma andate a fanculo anche voi! Porca puttana! Puttana! Qui era 2-1, eh! Era 2-1 lì con un po' più di precisione, in una partita in cui stiamo facendo cagare! Cioè, ma oh, ma guarda, guarda questo! No, ma non ci credo, ragazzi! Santo, ce l'ha salvata ancora. Ma c'è un corridoio lì, zio cane! Vai tu. Mamma mia, Megnan, cosa ha preso, zio porco? Vado io, vai tu, e nessuno. Eccoli i cambi. Ciao, Eurini, cazzo. Finalmente Origone. Dove metto Eurini? Fatto il ponte. Se segno Origi, l'uomo delle grandi notte. Vado... Adesso io dico. Se segno Origi, giuro che mi vado giù in mutande fuori. Attento che. Origi a posto lì. Poi lo fai, però, Carlo, io riprendo. Ma io sono capace di farlo. Nessuno rompere la minchia. Dai, stato bravo. No! No, cazzo, ma siamo proprio sfigati. Bella azione, Bella azione. Ma cazzo. No, l'ha toccata sì, l'ha toccata bastoni, cazzo. Era dentro. Cioè, almeno quantomeno nello specchio della porta. Era angolo. Dai, ti devo tu, Bravo, dai, Urighi, vai dentro! Questo è Leao vestito da Urighi. Ma cos'è? Questa giocata qua proprio senza guardare, la butti in avanti sperando che succeda qualcosa. Porca merda. C'è un cazzo da fare, li vincono tutti. Mamma, va Calabria, guarda Calabria. Ciao, ancora. Teniamolo in mano. Guarda! Hai visto Messias cosa ha fatto? Ma hai visto Messias cosa ha fatto? Continuiamo a tenerlo in campo. Sabato continuiamo a tenerlo in campo. Ma che coglione, adesso lo vogliono rivedere al VAR? No, secondo me sì, possono rivederlo. Se lo segnalano, lo incurano. A me sembra un pugno. Questo è un pugno. Non stava inciampando. Sei proprio scemo. Perché se c'è una mezza speranza di fare un 2-1 a caso e giocarci il ritorno, tu ti fai espellere come un coglione. Cioè, devi essere proprio scemo, cazzo. No. Meno male che Gagliardini. Ciao. Mamma mia, Gagliardini. Meno male che Gagliardini. Questi si stanno mangiando il 3-0, eh. Sì, facciamo ammazzare la partita. Ma ciao, comunque, ragazzi. Per me ciao, il giocatore deve scattare. Adesso non so, Rossi, no, come mi sai. No, penso sia già nostro. È nostro? Nostro? Si è portato a casa con un po' di riso. No, ciao. Buono. Ciao. Noi ragazzi ci mancano un po' di... Bravo Pobega! Guarda Pobega, che è l'unico che calcia in porta, cazzo.